Ciao ragazzi, allora bentornati al capitolo Jaco, il capitolo approfondimento Modern Electric Bass. Siamo arrivati al punto in cui Jaco mostra a Jerry la tecnica dei double stop, degli accordi fondamentalmente. Siamo quindi al minuto 17:30 circa del video didattico e Jaco fa questa cosa qui che a me mi ricorda una melodia, però non sono riuscito a capire bene di cosa si tratta, forse è qualcosa che somiglia a un brano e non lo trovo per questo motivo. Quindi, se qualcuno sapesse che melodia è, se è una melodia di qualcosa, e me lo fa sapere, mi fa un favore. Allora, Giacomo, innanzitutto ve lo faccio lentamente anche perché lo suona molto free, fa più o meno questa cosa qui. Questo è più o meno, diciamo, l'esercizio che fa Giacomo. Allora, cosa ha fatto? Praticamente mostra a Jedi qual è la sua tecnica per fare gli accordi sul basso, ovvero l'utilizzo del pollice per le note, diciamo, basse, e indice e medio per fare le altre note. Quindi, probabilmente se suonerà il primo accordo, ad esempio, un Si, dove lui suona al basso appunto il Si e la decima maggiore, quindi il Re diesis, quindi all'ottava alta. In questo caso io mi viene più spontaneo utilizzare il dito medio quando devo fare un bicordo. Probabilmente a qualcuno tornerà meglio il dito indice. È indifferente. Quando invece si tratta di accordi a tre voci, ad esempio, quando ad esempio va sul Sol diesis minore settima, in questo caso io utilizzo pollice per la nota più bassa, indice per quella sopra e medio per quella più alta ancora. Quindi la successione di accordi, questo esercizietto è Si maggiore, quindi preso con la tonica e la decima maggiore, settimo tasto della corda di Mi e ottavo della corda di Sol. Re diesis minore, sempre con lo stesso principio, tonica, decima, minore in questo caso, Sol diesis minore, poi riparte aggiungendo la settima, mi sembra di captare dall'audio, quindi aggiunge la settima minore, poi fa un Mi major 7, il dodicesimo tasto della corda di Mi, tredicesimo della corda di Re, prende la settima maggiore, tredicesimo della corda di Sol, prende la decima maggiore, la terza maggiore, poi di nuovo Sol diesis minore settima. Poi c'è un Mi sospeso, no, Mi maggiore settima ancora, sbagliato a scriverlo, poi c'è un Do diesis minore settima, il tutto sul nono tasto, La major 7, Si bemolle major 7, Si major 7, quindi le diteggiature rimangono identiche, ci si sposta solo un tasto alla volta. Quindi si arriva al Si major 7, poi Re diesis minore settima, Sol diesis minore settima, La major 7, Sol diesis minore settima. Fa diesis minore settima, Mi major 7, Re major 7,
sol diesis minore settima, fa minore settima, do diesis minore settima, si bemolle minore settima, mi sospeso, si bemolle sospeso, no, scusate, si bemolle minore settima, si minore settima, e chiude con l'armonici. Allora, più che l'importanza della sequenza armonica, che non ho capito bene appunto se era qualcosa di un brano o comunque qualcosa di inventato lì per lì, gli aspetti fondamentali di questo esercizio sono appunto come suonare un determinato accordo, e come vedete per ogni tipo, per ogni qualità di accordo c'è una o più diteggiature. Ad esempio, prendiamo il si maggiore, il primo accordo proprio, che lui prende così. In realtà si può suonare anche così, oppure così, oppure con i rivolti, oppure cambiando voicing, eccetera. Quindi il mio consiglio è quello di, qui approfitto anche perché mi è stato chiesto in una delle ultime dirette, una delle ultime lezioni, qualcosa riguardo dei double stop e gli armonici e gli accordi. Allora, io per double stop ho sempre inteso queste cose tipo alla Pino Palladino. Però poi ho saputo che per double stop si indica l'accordo, non lo sapevo. E, allora, la mia tecnica è un po' simile a questa, nel senso che gli accordi, diciamo, come dire, aperti, chitarristicamente parlando, anche io utilizzo una diteggiatura per ogni tipo di accordo, quindi il maggiore semplice, oppure se c'è il maggiore con la settima, minore settima, minore normale, l'accordo di settima, l'accordo diminuito, ad esempio lo prendo di solito così. Diminuito settima, oppure la triade diminuita. Quindi per ogni tipo di accordo io mi faccio un paio di diteggiature, un paio di modi di suonarlo, quindi posso fare anche tutti chiusi, tra virgolette. Quindi avrebbe si maggiore, re diesis minore, sol diesis minore, mi maggiore, eccetera, eccetera. Quindi c'è questa differenza tra accordo, non so se è il termine giusto, però accordo aperto e accordo chiuso, almeno chitarristicamente parlando, è un po' questo il concetto. Giaco ne fa un larghissimo uso nelle sue composizioni, nelle sue linee di basso, sia di accordi suonati proprio in modo armonico, quindi proprio ad accordo, oppure ad arpeggio. Ad esempio, mi viene in mente un brano Raised on Robbery di Joni Mitchell, in cui praticamente è un rock and roll, non mi ricordo la tonalità. A un certo punto Jack fa questa linea, siamo tempo molto veloce, so se il giro era questo, non mi sembra, però più o meno fa sempre, cioè fa molto spesso in questo brano, nel live Shadows and Light, questo giochino sospeso maggiore, quindi prende, in questo caso io ho preso un do,
Do, tenendo sempre la stessa diteggiatura, Do, poi raddoppio Do all'ottava sopra, col mignolo suono il Fa, quindi la quarta, tolgo il Fa e diventa maggiore, quindi suono il Mi. Col pollice suono la tonica. Eccetera. Un buon esercizio, un ottimo esercizio è quello di prendere dei giri di accordi inizialmente semplici, come può essere ad esempio come si fa con la chitarra, il giro di Do, il giro di Sol, il giro di Re, e sperimentare le varie diteggiature, le varie sonorità soprattutto che ha l'accordo, quindi partire dal semplice, diciamo il Re maggiore. Si minore, Sol maggiore, stesso giro posso suonare così. Arpeggiando. Poi posso aggiungere ad esempio una cosa che si fa molto con gli accordi, parte il discorso ad esempio di sperimentare i rivolti, ne cambierà un po' sonorità. Il Re maggiore lo posso fare con La al basso, oppure col Fa diesis al basso. Soprattutto sperimentare i voicing. In altre occasioni ho spiegato bene la differenza tra un voicing e rivolto. E ad esempio un'altra cosa molto molto comune che si fa anche col basso è aggiungere ad esempio la nona negli accordi. Ovviamente per un basso a quattro corde, quando bisogna scegliere il voicing, appunto, si omettono delle note. Nel caso ad esempio per degli accordi a quattro voci con la settima, prendiamo un Mi settima. Scusate. È ovvio che la prima nota che mi viene in mente di togliere è la quinta, perché una è la tonica, una è la terza maggiore che gli dà appunto la qualità, e una è la settima minore. Se tolgo una di queste, insomma. Quindi scegliere le note e sperimentare, vi voglio dire, sperimentate anche oltre alle settime, le none. Vi porto un altro esempio, un brano sempre di Joni Mitchell. Eira, spero si pronunci così. Andate a esaminare l'introduzione di chitarra, qualcosa del genere, non è semplice. Proprio la caratteristica dell'introduzione di questo brano, secondo me, è la nona. Qui siamo in Do diesis minore. Prende questo voicing qui e alterna la nona con la decima minore. E tonica, quinta, nona e decima minore, cosa anche strautilizzata ad esempio dai Police, vedi Every Breath You Take, oppure tantissimi altri brani. Ultima cosa che vi volevo dire, ah
Ah, appunto che Giacomo sperimenta gli accordi ovviamente anche sul basso fretless e diventa un pochino più difficile per il discorso intonazione, ovvero oltre al fatto che già sul fretless dobbiamo stare precisissimi anche suonando solo una nota, quando se ne inizia a suonare tre, come ad esempio fa nel solo di Zawinul su Remark You Make, qui non mi ricordo gli accordi. Mi bemolle. Diventa ancora più complicato perché bisogna stare intonati su tutte e tre le note, quindi soprattutto quando si raddoppia un'ottava si sente se una è calante, una è crescente. Allora, ragazzi, mi fermo qui per il double stop. Fatemi sapere se avete riconosciuto questa melodia. Io personalmente no, sempre se è una melodia. E fatemi sapere se ci sono dubbi o cose che volete approfondire. Anche sia di Giacomo che extra Giacomo, insomma. Poi niente, ci vediamo al prossimo video.